Un sincero saluto alle anime che hanno capito l'inganno mondiale perpetrato da un'entità malefica, un essere non umano che vorrebbe rubare l'anima attraverso il sistema in atto, coadiuvato da servitori creduloni, senza scrupoli, ladri e delinquenti al potere e i nuovi gatekeeper che alla fine di questi 2 anni si sono finalmente palesati. Sull'argomento che segue avete a disposizione le innumerevoli playlist con molteplici esperimenti ed osservazioni riguardanti ad esempio curvatura ed orizzonte, oltre a prospettiva perché non vedo fino in America. Parleremo di onde radio. Non dimenticate su indice alfabetico le 2 voci. Marconi dimostra la terra piatta e Marconi Guglielmo la storia dell'uomo dietro le comunicazioni radio. O per chi ama indagare oltre, potete vedere tutte le voci LORAN, e sono diverse, o Wireless Point to Point Record Italiano a distanza. Ma entriamo nell'argomento di oggi, perché ancora una volta le onde radio svelano l'inganno della fantastica palla. Prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati tedeschi avevano sviluppato il sistema di atterraggio alla cieca per le navigazioni degli aerei. Praticamente, l'aereo era sintonizzato su una certa frequenza in base alla quale si poteva rilevare il centro della pista di atterraggio usando un radiofaro come guida. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati tedeschi hanno immediatamente compreso che la stessa tecnologia era in grado di abilitare i bombardieri tedeschi per localizzare bersagli specifici in Inghilterra, anche nel buio più totale della notte. Questo sistema segreto si chiamava Knickerbein. Purtroppo in italiano, come succede spesso, Wikipedia non ci aiuta e dobbiamo sempre tradurre gli articoli per venire a conoscenza di tante cose importanti, meglio, indispensabili, che ci permettono di svelare gli inganni della pseudoscienza. In parole povere, Knickerbein, il sistema di raggio radio di un singolo trasmettitore, era in grado di guidare i bombardieri tedeschi in linea, fino al bersaglio. Ma un solo raggio non poteva dire al bombardiere quando si trovava sopra il bersaglio. Allora hanno escogitato di installare un secondo trasmettitore affinché il suo raggio si incrociasse sopra il bersaglio, indicando quando l'aereo poteva sganciare la bomba. L'intelligence britannica, guidata dal professor Reginald Victor Jones, pian piano si rese conto che questi raggi per i bombardieri potevano veramente esistere. Così presentò queste informazioni a Friedrich Lindemann, consigliere, o meglio l'eminenza grigia di Winston Churchill. Ma Lindemann e altri dissero che questo sistema di bersaglio era impossibile, poiché la presunta curvatura della Terra avrebbe bloccato i raggi ad alta frequenza, dato che le onde VHF non avrebbero potuto inarcarsi attorno alla curvatura della Terra. Il professor Jones ha recato il messaggio al professor Lindemann, il suo vecchio docente, adesso scienziato e consigliere di Winston Churchill, cercando di persuaderlo sulla seria minaccia posta dai raggi Knickerbein. Ma Lindemann non era convinto, facendo presente che per le alte frequenze necessarie per un raggio accurato, la curvatura della Terra avrebbe impedito a questi raggi di arrivare direttamente sopra i bersagli inglesi. Lindemann era concettualmente e matematicamente corretto. I raggi VHF richiedevano una linea a vista diretta con i bombardieri tedeschi e l'Inghilterra era troppo lontana. I primi trasmettitori Knickerbein vennero installati su una collinetta a Stolberg vicino alla Danimarca. L'altro trasmettitore era stato installato a Kleve nella Germania dell'Ovest. La collinetta Stolberg si trovava a 713 km da Derby in Inghilterra ed era alta solo 43,3 metri, mentre il trasmettitore era alto 46,3 metri per un totale di 89,6 metri. Secondo la matematica del globo, la curvatura della Terra dovrebbe nascondere l'obiettivo di 36.103 metri. Avete capito benissimo, di oltre 36 chilometri.
L'altro trasmettitore si trovava a Cleve, ad una distanza di 532,70 km ed aveva un'altitudine di soli 11,9 metri più il trasmettitore alto 30,5 metri per un totale di 42 metri e 40 centimetri. A questa distanza e a queste altezze la curvatura della Terra dovrebbe nascondere l'obiettivo di oltre 20 km, per la precisione 20.337 metri. In parole povere, secondo il globo, i bombardieri tedeschi dovrebbero volare più alti di 36 km per trovarsi in linea di vista col sistema Knickebein, ma l'altezza di crociera di un bombardiere tedesco era di 6.000 metri. Purtroppo la pagina in italiano non fornisce questo dato. Senza ombra di dubbio è impossibile, secondo il globo, che questi bombardieri tedeschi potessero trovarsi in linea di vista con i trasmettitori Knickebein. Invece il sistema Knickebein ha funzionato e sono state perse vite umane inglesi, nonostante il consigliere di Churchill non avesse voluto credere al sistema VHF Knickebein. Proprio perché, secondo il loro credo, la curvatura della Terra avrebbe reso impossibile questo risultato. Le frequenze VHF richiedono la linea di vista diretta. Quindi, solo sul modello di terra piana il sistema Knickebein può funzionare e i promotori del globo non hanno alcuna possibilità di argomentare, ma solo di mentire, pur di affermare che in qualche modo i bombardieri erano in linea di vista diretta dei trasmettitori. Ma questo è matematicamente impossibile. Il fascio di raggi dei bombardieri tedeschi dimostra che non c'è alcuna curvatura sulla Terra. Dino.